odierna e ci dà solo la rivederci per domani. Ricordo, dalle 9 gare master, dalle 11 gare assoluto, più alle ore 13.30 con la gara femminile e 14.15 con la gara maschile. Allora, vediamo se tutte le scuole ci hanno raggiunto. Le scuole di comprensivo di San Vittorio e San Giorgio sono qui. Barbara Mezzi, benissimo. Poi abbiamo Cerro, Rescalda, quindi ci manca Bombesine, dovrebbe mancarci Le Conte e Nerviano. Conte e Nerviano per il podio, gentilmente. Eccole che arrivano, non so se sono Conte o Nerviano. Tra poco andremo a svelare il vincitore a livello di istituto secondario di primo grado di questa 26esima edizione della Cinque Mulini, però come dicevo prima per le superiori hanno già vinto tutte le scuole che sono venute qua oggi, perché lo sforzo per venire, per recuperare i ragazzi tra classi in quarantena, classi in isolamento, ragazzi positivi, negativi e via di seguito è stato chiaramente uno sforzo importante, per cui grazie a tutte le scuole che sono comunque venute. Manca solo a questo punto Le Conte. Se qualche il rappresentante delle Conte, so che c'era una ragazzina che non stava 100% bene, non so se... Eccolo là Andrea, bravo Andrea che arriva. Ok, perfetto, perfetto, siamo pronti per le premiazioni. Eccoci qui, ci aiuterà le premiazioni la signora Rossi, sindaco di San Vittorio Lona. Allora, Le Conte stavano arrivando, le abbiamo un po' perse per strada forse. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare un rappresentante delle Conte. Andrea ci aveva salutato da là in fondo, però non ci ha poi raggiunto. Ah, eccolo. Vedi, dovevi fare la corsa dei professori. Eccolo qui, perfetto. Allora, siccome stanno arrivando anche le Conte, passiamo alle premiazioni degli istituti. E allora. Abbiamo, ribadisco, oggi le scuole in gara erano 7 e ringraziamo perché avevano appunto 7 scuole più 5 superiori, quindi 12 scuole oggi qui sui campi di San Vittorio Lona, è stato già un risultato incredibile. Abbiamo al settimo posto Le Manzoni di Rescalda. Manzoni di Rescalda al settimo posto. Allora, devo dire che i professori d'arte di Rescalda sono quasi più bravi dei ragazzi, questo ce lo siamo segnati. Devo stare qua uscendo. No, rimanga pure lì. A questo punto, al sesto posto con 130 punti, Le Barbara Mezzi di Legnano, eccolo qui. Grazie al professore delle Barbara Mezzi, complimenti. Grazie. Eccolo qui. E adesso, quinti,
con 419 punti, quindi scaliamo di un gradino importante. Abbiamo si spazzatevi. Abbiamo le Dante Alighieri di Cerro Maggiore. Dante Alighieri di Cerro Maggiore. Sei in mezzo a noi due, guarda che ingiustizia. Mettiti in ginocchio. Daniela, posso farti salire? Che agli ordini? Io non comando neanche in casa mia, che ordini do? Lo conferma anche Andrea, Ma cosa? Esatto. Allora, a questo punto eravamo arrivati al quinto, non distraetemi. Quarto posto con 476 punti. Abbiamo l'Istituto Comprensivo Carducci di San Vittore e di San Giorgio. Ecco, il sindaco è arrivato giusto per premiare San Vittore e San Giorgio, eccolo qui. Abbiamo il quarto posto, magari mettetevi dall'altra parte che sennò lì siete tutti stretti. Dall'altra parte. San Vittore e San Giorgio. Dall'altra parte, perfetto. E allora saliamo sul podio con 845 punti, terzi le Bovesin della Riva di Legnano, eccole qui. Bravi anche le Bovesin della Riva, terzo gradino del podio, eccoli qua, complimenti. E allora, come al solito, qui quando svelo uno si capisce anche l'altro. Diciamo che il secondo ha 1060 punti, il primo ne ha 1359, più o meno lo stesso numero di ragazzi arrivati e conteggiati, stiamo parlando di 49-44. Allora, secondi, che silenzio, vabbè, prendo tempo, va bene, secondi! Da Legnano l'Istituto Colle, quindi primo, veramente molto bravi, da Legnano l'Istituto Comprensivo Via dei Boschi, bravissimi, chiamiamo gli insegnanti dell'Istituto, l'avevamo un po' intuito dai ragazzi che hanno vinto seconda media, terza media, sono stati veramente bravi, eccoli qua, i due insegnanti di Legnano. Stringetevi un po' con il sindaco e tutte le scuole, bravissimi, ribadisco ancora, grazie alle scuole, grazie agli insegnanti, ai genitori, agli studenti che ci hanno dato quest'anno la possibilità di ritornare a fare le studentesse, molto bene, questo è l'ultimo podio di oggi, vi aspettiamo domani dalle 9 in poi per la 90esima edizione della 5 Mulini, grazie mille ancora a tutti. Arrivederci.